Dove siamo, raga? Benvenuti a Vigera. Stiamo per girare la frittata. E beh, è una sta attaccata. Colazione con frittata e salame. Pam. Dove siamo diretti? Durigo, no? No, in realtà prima dobbiamo fare un'altra tappa. Che ieri alla dogana non ci hanno voluto dare. Il fatto è, per andare in Svizzera ci va l'abbonamento autostradale, che va riposto più o meno qui. Però è da ieri sera che non riusciamo a comprarlo, perché è tutto chiuso. È totalmente tutto chiuso. Uno vuole fare anche il legale. Una persona per bene. Una persona per... E non ci riesce. Non ci riesce. E anche stavolta non ne erano provvisti. Ci hanno detto di andare al prossimo. Musica di sottofondo. Più sudata della storia, abbiamo attraversato tutti i cantoni svizzeri per poterla trovare. E ora? E adesso lo incolli tutti insieme. Peach. Sopra? Tu devi essere. Tutto è bene, quel che finisce bene. Noi adesso siamo in Svizzera. Ieri Bonf ha fatto la spesa e ha comprato del cioccolato. Svizzero? No. Novi. No, raga, era il più economico, che dovevo fare? Abbiamo terminato la sosta zurichese. Questo è il ticket per uscire dal parcheggio, l'abbiamo pagato con la carta. Torniamo a casa. Pasta. Pasta. Film. Film. Sample position. Ciao amici, sono arrivato. Ciao. State preparando la cena? Sì. Bravi, perfetto. Sì. E sono vacanze di Natale. Ma non le facciamo il 1 novembre. E perché tanto, tanto in... E quindi, giorno numero 2, siamo qui, pronti per fare la spesa perché abbiamo bisogno di un po' di latte e un po' di cacao per fare cioccolata calda insieme alle castagne che faremo calda arrosto e portate da Bonfa. Non ve lo sto neanche a raccontare, però prima facciamo un bel risottin. Abbiamo preso il ciobar, un buon Chianti. Dark questa atmosfera. Ok, stiamo per uscire. No. Bonfa, dove andiamo? Beatrice, capita Giro per i monti. Di brutto brutto brutto. Un dilemma, perché tu sei da questa parte del recinto se i tuoi amici sono di là? Allora, abbiamo deciso di quittare la nostra camminata. Non ho idea se riusciremo ad arrivare a casa. Sembrava difficile, ma siamo riusciti a tornare a casa. Mi sa che l'hai risentita la camminata. La situa è al taglio formaggio. Buon fa il patatone. Ognuno ha il suo compito praticamente, no? Tu? Il formaggio si sta per fondere. Il Chianti nel bicchiere. Prendo solo la parte che sì. Si è sciolta bene. E la faccio colare sulle patate. Bravo. Wow. Bravo.
Bravo. E beh, di bidine. Grande. Grande. E poi ricarico subito. Subito a ricaricare. L'uomo che non deve chiedere mai. No, in realtà mi chiedo cosa ho fatto fino alle 11 a letto. Sono svegliato 5 minuti fa. Non me ne sono proprio accorto, quello è il problema. Brunch più pranzo. E intanto l'uomo di casa ti appresta. Alza i piedi. Alza i piedi. Ora qua cosa abbiamo comprato. Mamma ieri. Mamma mia, che spettacolo questi. Col pesto. Zucchero. Asmr. E fu così che la residenza invernale della famiglia Bonfardeci chiuse i battenti in questa domenica di novembre, circa le ore 16:02. Immortaliamo il momento. Ufficialmente. Eccolo fatto. Lo chalet Bonfardeci. Campione olimpico aiutino, dai. Di chiusura del baule.